Anteprima per la stampa di buon mattino, col cupolone ancora immerso nella nebbia. L'occasione del resto è di quelle rare. Ammirare la Cappella Sistina prima che il flusso di turisti si ingrossi, ancor più bella del solito, perché la bellezza di affreschi e della celeberrima volta michelangiolesca non bastò a Leone X, il Papa che incaricò dunque l'urbinate Raffaello Sanzio di disegnare un ciclo di arazzi, oggi eccezionalmente esposti, per rivestire la parte bassa delle pareti, ispirati agli Atti degli Apostoli e tessuti poi in una rinomata bottega a Bruxelles. La prima esposizione in Sistina fu un successo incredibile il 26 dicembre del 1519. Da allora, diciamo che nella storiografia sono considerati tra le creazioni più belle di Raffaello. Neppure Raffaello però vide per intero il frutto del suo genio straordinario. Gli ultimi arazzi arrivarono a Roma dal Belgio nel 1521, un anno dopo la morte del grande artista. Passano altri 6 anni e i Lanzichenecchi, durante il sacco di Roma, ne fanno razzia. Così pure, secoli dopo, i soldati di Napoleone, una storia dai tratti non di rado romanzeschi, fino all'approdo recente nei laboratori degli esperti restauratori dei Musei Vaticani. Quindi abbiamo pensato, essendo in sicurezza, avendoci i restauratori assicurato che potevano essere esposti, di condividerli per una settimana col nostro pubblico. Tra i soggetti la lapidazione di Stefano, la consegna delle chiavi a Pietro, la conversione di Paolo, e alle celebrazioni del quinto centenario della morte di Raffaello si associa anche Francesco. Per chi privilegiato ottiene udienza da lui, ci sono 2 San Pietro e San Paolo raffaelleschi nel suo appartamento. Presto saranno restaurati ed esposti anch'essi a novembre nei Musei Vaticani. Papa Francesco ci chiede di avere un museo aperto a tutti e di condividere la bellezza che veicola, dei valori di fede, dei valori più profondi, e di condividerli con quante più persone possibile. Questo che noi abbiamo voluto fare.